Ecco qui. Adesso stiamo bene attenti, perché il Signore sicuramente vuole parlare al nostro cuore. Ok? L'argomento, come è stato detto, di questo campo, il giovane nell'ambito della sua chiesa locale. E io mi sono chiesto come impostare questi studi, da dove iniziare, e ho pensato che la cosa migliore fosse quello di iniziare dall'inizio, giusto? E di porre alcune basi, perché il giovane diventa una benedizione nella sua chiesa locale quando le basi della fede, del Vangelo, sono poste bene nella sua vita. E purtroppo non in tutti i giovani queste basi sono poste bene. Frequentano magari la chiesa locale, forse più per costrizione da parte dei genitori che per volontà. E ho notato anche che molti giovani evangelici hanno una fede tutta particolare, una fede made by giovani, una fede fatta dai giovani a modo proprio, a modo loro. Un Dio che non si sa com'è. Un Dio un po' fatto secondo i loro comodi. Credono un Dio che fa tutto ciò che loro vogliono. E quindi io credo che la cosa migliore per essere una benedizione nella nostra chiesa locale è anzitutto per il giovane avere ben posto le fondamenta, le basi della propria fede nel Vangelo, una fede nel Signore, secondo quanto noi abbiamo qui nella Bibbia rivelato. E quindi quando si parla di base, quando si parla proprio delle basi della fede, io voglio iniziare con un tema molto importante. Che cos'è il peccato? Che cosa è peccato? E vorrei leggere un versetto tratto dal libro di Giobbe, e dal capitolo 13. Una domanda che Giobbe fa al Signore, una domanda che dovremmo porci anche noi oggi pomeriggio, e cioè nel versetto 23 del capitolo 13 Giobbe chiede al Signore, ecco, aspettiamo che tutti aprano la Bibbia, Giobbe capitolo 13 e versetto 23. Giobbe chiede: quante sono le mie iniquità? Quanti i miei peccati? Fammi conoscere la mia trasgressione, il mio peccato. Voi sapete quante sono le vostre iniquità? E quanti sono i vostri peccati? Altra domanda, che cos'è il peccato? Il peccato è trasgredire la volontà del Signore. Noi abbiamo per definizione nella parola di Dio alcuni termini, alcune parole che definiscono il peccato secondo il Signore, secondo la Bibbia. E vogliamo vedere in Esodo capitolo 34, un versetto dove vediamo alcune parole, alcuni termini che definiscono il concetto peccato. Esodo 34, e leggiamo il versetto 7. Qui è scritto del Signore che
conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Qui abbiamo alcuni termini che definiscono il concetto del peccato. Il primo, vogliamo vedere e scoprire in questo versetto, è la parola iniquità. Poi abbiamo la trasgressione, poi abbiamo il peccato e poi abbiamo la colpa, la colpa. E ora vogliamo cercare di capire meglio che cosa vuol dire peccato agli occhi di Dio secondo queste definizioni, secondo queste parole. La prima parola che troviamo è iniquità. Che cosa vuol dire iniquità? In 1 Giovanni 5, 17, leggetelo dopo, prendete appunto, è scritto che ogni iniquità è peccato, per definizione. Ogni iniquità è peccato. E quindi questa parola iniquità, che cosa vuol dire? Che cosa significa? Andiamo a consultare il dizionario della lingua italiana. Iniquità significa condizione malvagia. Denota una condizione malvagia dell'uomo. Un uomo, una donna, volto decisamente al male. Iniquità quindi è una condizione nella vita di una persona quando questa persona è volta decisamente al male. Iniquità però vuol anche dire avere in sé un'avversione, una rabbia, oppure un'avversione rabbiosa contro la santità e contro la giustizia di Dio. Quando una persona rifiuta decisamente, categoricamente, la santità e la giustizia di Dio, egli commette iniquità. Il peccato non si può comprendere se non ci confrontiamo con la santità e con la giustizia di Dio. Perché il male non è solo quello che, secondo il mio giudizio, è male. Il male è tutto quello che, secondo il giudizio di Dio, è male. Perché il modello, il punto di confronto, è la santità di Dio. Tutto ciò che non è d'accordo con la santità di Dio, tutto ciò che non è in armonia con la giustizia di Dio, è peccato, e l'uomo che si volta contro la santità del Signore, e molte volte anche con un atteggiamento proprio di disprezzo e di rabbia, egli commette l'iniquità. Ora vogliamo vedere nella Bibbia alcuni esempi che parlano appunto dell'iniquità degli uomini. E io spero che il cuore e la coscienza di tutti noi possa essere toccato affinché comprendiamo sempre di più che alla luce della santità del Signore ogni iniquità è peccato. Nella storia di Giuseppe e dei suoi fratelli nel libro della Genesi, capitolo 44, voi sapete la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli. Fratelli di Giuseppe, per invidia, per gelosia, lo vendettero in Egitto. Vollero anche ucciderlo. Per il Signore lo guardò e Giuseppe finì alla fine in Egitto, che poi divenne viceré per la volontà del Signore.
Però quando i fratelli poi ebbero fame e andarono in Egitto per comprare del pane, e andarono da Giuseppe senza saperlo che questo era il loro fratello che avevano venduto, e Giuseppe cominciò a risvegliare la loro coscienza. Voi ricordate la storia della coppa, eccetera, che mise nel sacco dei fratelli quando tornarono a casa? Allora i fratelli a un certo punto dicono nel capitolo 44 e nel versetto 16 la seguente parola. Ed è Giuda, fratello di Giuseppe, che parla qui. Lui dice: che diremo al mio Signore? Quali parole useremo? O come ci giustificheremo? Dio ha trovato l'iniquità dei tuoi servi. Dio ha trovato l'iniquità dei tuoi servi. La loro iniquità consisteva nell'essere gelosi nei confronti di loro fratello. E poi lo hanno malamente venduto, gli hanno teso un tranello, l'hanno venduto, l'hanno voluto uccidere, l'hanno voluto a tutti i costi allontanare, annientare. Questo sicuramente fu un'azione iniqua. La loro condizione malvagia è uscito fuori. E loro pensavano di farla franca, di poter commettere l'iniquità e che nessuno li avrebbe scoperti. Ma Dio ha guidato la loro vita in modo tale che alla fine Giuda, il capobanda di quei fratelli, lui doveva confessare: Dio ha trovato l'iniquità dei tuoi servi. E beato l'uomo, e beata la donna, che riesce a comprendere qual è la sua iniquità. Ora, se andiamo avanti, leggendo alcuni testi dal libro di Levitico, terzo libro della Bibbia, noi vediamo che l'iniquità dell'uomo non è solo tale quando ne è conscio, quando ne è consapevole, ma è anche iniquità davanti a Dio quando l'uomo commette azioni inique e magari non se ne accorge nemmeno. Levitico capitolo 5, vogliamo leggere il versetto 17, dove è scritto nella Bibbia: quando uno peccherà facendo senza saperlo qualcuna delle cose che il Signore ha vietato di fare, sarà colpevole e porterà la pena della sua iniquità. Quindi, se uno pecca e lo fa senza saperlo, senza esserne consapevole, lui comunque porterà la pena della sua iniquità. E questo vuol dire che non sempre noi siamo consapevoli della nostra condizione malvagia, non sempre siamo consapevoli di essere nel nostro cuore decisamente volti al male, decisamente volti a offendere la santità e la giustizia di Dio. Ma ciò non toglie niente alla verità che comunque il nostro peccato porta la sua pena. Dio è un Dio santo ed Egli solo stabilisce che cos'è e che cosa non è peccato nella nostra vita. La santità e la giustizia di Dio sono l'unico metro, l'unica misura, l'unico punto di confronto. Noi dobbiamo confrontarci con il Signore e poi dobbiamo tirare le somme della nostra vita. Lui è santo e Lui stabilisce che cosa è peccato e che cosa non lo è, e non noi. Non il nostro metro, la santità di Dio è la misura. Nello stesso libro di Levitico, capitolo 19, noi vediamo un altro versetto, e cioè il versetto 15, dove è scritto: non commettere iniquità nel giudicare, non avrai riguardo alla persona del povero, né tributerai speciale onore alla persona del potente,
ma giudicherà il tuo prossimo con giustizia. E quante volte il nostro cuore iniquo viene fuori, si manifesta proprio quando parliamo degli altri, quando li giudichiamo, e lì viene fuori tutto quello che è nel nostro cuore. Il male che offende la giustizia e la santità di Dio. Però il nostro peccato molte volte non è volto soltanto contro il prossimo, a volte è direttamente volto contro la persona di Dio. Capitolo 26 di Levitico. Capitolo 26 di Levitico, noi leggiamo il versetto 40 in poi. E qui è il Signore che parla, è colui che è santo che parla, colui che è puro, colui che non tollera il peccato alla sua presenza, colui che ci vuole invitare alla sua festa, ma c'è un problema. E quel problema deve essere prima risolto, altrimenti non potremo mai entrare nella sua festa, nella sua gioia. Il problema è il nostro peccato, è la nostra iniquità. E questo è molto importante, che noi abbiamo ben davanti agli occhi che cosa vuol dire peccare agli occhi di Dio. Guardate, è scritto qui che confesseranno la loro iniquità e l'iniquità dei loro padri, l'iniquità delle trasgressioni commesse contro di me e della resistenza oppostami. Peccati per i quali anch'io avrò dovuto resistere loro e deportarli nel paese dei loro nemici. Ma allora se il cuore loro incirconciso si umilierà e se accetteranno la punizione della loro iniquità, io mi ricorderò del patto con Giacobbe, mi ricorderò del mio patto con Isacco, del mio patto con Abramo e mi ricorderò del paese, eccetera, mi ricorderò. Qui è scritto che l'iniquità è comunque una resistenza che noi opponiamo al Signore. Noi opponiamo resistenza alla santità del Signore. Tutto questo è peccato. Tutto ciò è iniquità. Quando l'uomo pensa che non c'è bisogno di confrontarsi con Dio, il Signore qui dice: a motivo di quella resistenza, oppostami, anch'io dovrò resistere loro. Io ripeto questa cosa oggi perché è una cosa importante. Dio è un Dio santo, ne siete convinti? Sei convinto, giovane? Dio è un Dio santissimo. E alla sua presenza il male non può sussistere, nessuna forma di male. Vediamo un libro più tardi, un libro dopo, i Numeri, al capitolo 14, un altro esempio. Voi ricordate che Israele entrò nel deserto dopo essere uscito dall'Egitto, e voi ricorderete che avrebbero dovuto entrare nel paese di Cana, nella terra promessa. Però, quando Mosè inviò gli esploratori ad esplorare il paese di Canaan, e quando erano tornati, i figli di Israele peccarono di incredulità. Ed è scritto nel capitolo 14, al versetto 4, guardate, leggiamo il versetto, cominciamo dal versetto 1, dai, per avere un quadro più completo del loro peccato. Allora tutta la comunità gridò di sgomento e alzò la voce, e il popolo pianse tutta quella notte. Tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè, contro Aronne, e tutta la comunità disse loro: fossimo pur morti nei paesi d'Egitto, fossimo pur morti in questo deserto, perché il Signore ci conduce in questo paese dove cadremo per la spada?
Là le nostre mogli, i nostri bambini diventeranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? E si dissero l'un l'altro, nominiamoci un capo e torniamo in Egitto. Qui abbiamo una condizione malvagia del popolo di Israele. Qui vediamo questa avversione rabbiosa contro la santità di Dio, contro i suoi disegni, contro la sua volontà. Qui vediamo questo mormorare, questo malcontento, questa rabbia, questa ira nei loro cuori. Vediamo questa condizione perversa del cuore dell'uomo che non vuole sottostare e tantomeno umiliarsi sotto la volontà del Signore. E poi leggiamo più avanti nel versetto 34 che il Signore dice: come avete messo 40 giorni a esplorare il paese, porterete la pena della vostra iniquità per 40 anni, un anno per ogni giorno. E saprete che cosa sia cadere in disgrazia presso di me. La pena della vostra iniquità. E l'iniquità del popolo era quella di non volersi sottomettere ai piani del Signore, ai piani chiaramente espressi, al piano di Dio chiaramente predicato, chiaramente loro rivelato. Iniquità vuol dire opposizione, vuol dire resistenza, vuol dire voltarsi contro Dio, voltarsi verso il male. Iniquità vuol dire scegliere il peccato. Nominiamoci in capo e torniamo nell'Egitto. Io non so quanti di voi sono con una gamba nella fede e con l'altra gamba nel mondo, nel peccato. Io non so quanti di voi vivono una vita di disfatta, spiritualmente parlando, una vita misera. Io non so quanti di voi squazzano nel peccato, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno. E davanti agli uomini forse voi riuscite a nascondere queste cose, forse i vostri genitori non sanno nemmeno cosa state facendo. E ci sono tanti genitori ignari, ignari di quello che fanno i loro giovani. Ma giovani, io ti dico una cosa, c'è uno che lo vede, colui davanti al quale niente, nulla sfugge, colui che rischiara la notte come se fosse giorno, colui che vede nell'intimo del tuo cuore, colui che vede tutto quello che fai, tutto quello che pensi, tutto quello che sei, tutto, tutto. Ci sono dei giovani evangelici che vanno nelle adunanze, nelle comunità, e stanno facendo uso di sostanze di stupefacenti. Ci sono dei giovani che si drogano, e sono forse in mezzo a noi, non lo so, non conosco nessuno, forse c'è qualcuno. C'è qualcuno che vive nell'immoralità, nella fornicazione, che non è più puro moralmente. C'è qualcuno forse di voi che si è abbandonato alla pornografia, alla perversione, nella mente e nei fatti. C'è forse qualcuno di voi già che frequenta prostitute e altre, forse qui c'è qualcuno che fa tutto quello che non si deve fare e viene sempre, sempre bravamente nella chiesa. C'è qualcuno di voi che ruba, sfacciatamente, spudoratamente, tutto quello che gli viene sotto mano. C'è qualcuno di voi che fa tutto quello che Dio ha vietato di fare e lo fa. E continua a farlo. E nel suo cuore lui ha bisogno di essere svegliato, la sua coscienza ha bisogno di essere svegliato, perché c'è qualcuno di noi che vive nel cuore in Egitto, nel mondo, che vive e pone resistenza al Signore, e dentro lui non è felice, lui è misero, vorrebbe gridare qualcuno che lo aiuti. Quando un giovane non è veramente liberato, non è veramente liberato dal peccato, dal male, lui non può entrare nella festa del Signore, lui non può essere felice con Dio. Lui è sempre distaccato dal Signore. Guardate, ci sono tanti oggi che vivono la situazione del popolo del Signore. Dio vuole farci entrare in un paese dove scorre latte e miele. E qui c'è un popolo di giovani che vuole entrare invece e fare tutto quello che Dio ha proibito di fare. Giovane, dov'è il tuo cuore?
Dov'è il tuo cuore? Tu hai mai realizzato quello che è nella tua vita, la santità del Signore? Ti sei mai umiliato davanti al Signore? Ti sei mai arreso a Lui veramente? E hai mai compreso che Dio, in fondo, vuole darti la sua gioia, la sua vita? Guardate, tutto ciò che è scritto nella Bibbia è per confrontarci. E io vorrei che ognuno di voi, si confronti con un Dio santo con il quale noi abbiamo a che fare. In 1 Samuele, andiamo avanti, noi vediamo nel capitolo 3 figli di sacerdoti. Figli di sacerdoti che commisero dei peccati che il semplice popolo non avrebbe mai commesso. I figli di Eli. 3:13. 1 Samuele 3:13. Ed è scritto della casa di Eli. Gli ho predetto che avrei esercitato i miei giudizi sulla sua casa per sempre, a causa dell'iniquità che egli ben conosce, poiché i suoi figli hanno attirato su di sé la maledizione ed egli non li ha sgridati. Perciò io giuro alla casa di Eli che l'iniquità della casa di Eli non sarà mai espiata, né con sacrifici né con oblazioni. Ma è un certo tipo di peccato spudorato in faccia al Signore. C'è gente che sputa in faccia al Signore. E quell'iniquità, dice il Signore, non può essere tolto a meno che il cuore non si ravveda sinceramente. Non si può essere felici senza allontanare dalla nostra vita il peccato. Non si può. Non si può mai essere felici. Stamattina abbiamo sentito che conosciamo un Dio gioioso, felice. Lui abita la santità. E io dico, la più grande felicità per noi è quello di vivere nella santità del Signore. Isaia 59. Io vorrei che questi passi proprio entrassero nel cuore, nella coscienza di ciascuno di noi. Isaia 59. Leggiamo il versetto 12. E qui è il popolo che parla e dice: poiché le nostre trasgressioni si sono moltiplicate davanti a te, i nostri peccati testimoniano contro di noi. Sì, i nostri peccati ci stanno davanti e le nostre iniquità le conosciamo. Siamo stati ribelli al Signore e l'abbiamo rinnegato. Ci siamo rifiutati di seguire il nostro Dio. Abbiamo parlato di oppressione e di rivolta. Abbiamo concepito e meditato in cuore parole di menzogna. La rettitudine si è ritirata e la giustizia si è tenuta lontana. La verità infatti soccombe sulla piazza pubblica e il diritto non riesce ad avvicinarsi. La verità è scomparsa e chi si allontana dal male si espone a essere spogliato. Questa è la confessione di un popolo che vuole fare la pace con Dio e che confessa la propria condizione. E vedete in questo brano come dettagliato è la confessione ed è il desiderio di togliersi di dosso tutto quel marciume, tutta quella zozzeria, tutto quella pattumiera di cose che rovinano la nostra gioia nel Signore. Trasgressioni, peccati, iniquità, ribellione, rinnegamento del Signore. Rifiutato di... si sente colpito e sa che in fondo questo sono io. Anch'io nel mio cuore, in fondo, veramente seguire il Signore, non l'ho mai voluto. Abbiamo parlato di oppressione e di rivolta, di violenza, di cambiare le cose, di farle a modo nostro. 4:10.
20, 50 bugie, spudoratamente, senza neanche pensarci. Ma voi sapete che Dio è un Dio di verità. Ma voi sapete che Dio è un Dio santo, un Dio giusto. Ma voi sapete che l'Iddio nel quale noi crediamo, Lui abita una luce inaccessibile. Un Dio, per essere in pace con Lui, dobbiamo allontanare le iniquità della nostra vita. E sapete anche che ogni peccato, ogni iniquità dell'uomo, porta sempre una contaminazione, un macchiarci nella nostra coscienza. Io non so, vi siete mai sentiti macchiati dentro? Quando la coscienza è macchiata, questo vuol dire che il peccato ha fatto la sua opera in noi. Sempre il peccato macchia la nostra coscienza. E c'è scritto nel Salmo 106, Salmo 106, e versetto 39, ed è scritto di nuovo del popolo di Israele, essi, Salmo 106, 39, essi si contaminarono con le loro opere e si prostituirono con i loro atti. Salmo 106, versetto 39. Qui abbiamo un salmo che parla della triste storia del popolo di Israele. Si contaminarono con le loro opere. Il peccato comporta sempre una contaminazione, un macchiarsi. E guardate, chi vi parla non è senza peccato. Io non posso scagliare la pietra contro di voi, perché io so di che cosa sto parlando. Io queste cose le ho vissute. Sono un paio di anni più a lungo sulla terra della maggior parte di voi giovani, e io so, quando si diventa adolescenti, quando si diventa giovani, e quando si diventa poi mezzo adulto, ancora mezzo bambino, e si comincia a conoscere il peccato, e tu pecchi, e ti senti male dentro, e non puoi parlare con nessuno. Peggio ancora quelli che peccano e se ne portano proprio. Quando la coscienza è svegliata, abbiamo già fatto un bel passo avanti. Cari giovani, il peccato è una cosa terribile e purtroppo siamo troppo, troppo veloci a cadere. Abbiamo una natura che ci fa cadere da un momento all'altro. Per questo noi dobbiamo guardare bene in faccia a questa realtà, e per questo noi dobbiamo confrontarci con il Signore e imparare soprattutto una cosa, cari giovani, a umiliarci davanti a Dio a motivo del nostro peccato. Prima comprendere che cosa esso è e poi imparare ad umiliarci. Dobbiamo piegare il nostro orgoglio davanti al Signore, una volta per sempre, davanti alla luce del Signore. Non possiamo che piangere. Non possiamo che umiliarci. Il Signore poi, Gesù, quando Lui venne, molti di noi pensano che Gesù, il buon pastore, colui che è venuto per aiutarci, per farci del bene, e conosciamo Gesù come uno che chiude gli occhi al peccato, come uno che poi non tanto ci pensa, come uno che ci aiuta, colui che l'argomento del peccato non tanto lo tratta. Però ci sbagliamo di grosso. E leggiamo anche nel Nuovo Testamento alcuni versetti. Per esempio, in Matteo capitolo 13. In Matteo capitolo 13, noi leggiamo nel versetto 41... che cosa succederà alla fine dell'età presente? Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità.
quelli che continuano a commettere l'iniquità. Tempo presente. Quelli che continuano, quelli che commettono sempre l'iniquità, quelli che non si sono mai ravveduti. E siccome commettono continuamente iniquità e vivono, squazzano nel peccato, diventano uno scandalo nel regno di Dio. È tutta gente che non si è mai ravveduta, mai piegata, mai veramente nata di nuovo, mai veramente ha guardato in faccia al suo peccato. E cari giovani, se volete diventare una benedizione nella vostra chiesa locale, ecco la prima lezione. Dobbiamo imparare a piegarci davanti alla santità di Dio. E abbiamo già vinto, io direi, un buon 50% della battaglia. Questo è l'inizio, cari giovani. La nostra coscienza deve essere risvegliata. Noi dobbiamo avere un risveglio nella nostra vita. Noi dobbiamo guardare bene in faccia queste cose. E qui abbiamo tutti i motivi di piangere, tutti, io per primo. Io vi capisco, giovani. Io so che cosa vuol dire il peccato. Purtroppo lo so. Però dobbiamo piegarci, giovani. Dobbiamo chiedere al Signore di perdonarci. Dobbiamo ravvederci sinceramente, una volta per sempre. In Matteo, sempre capitolo 23, il Signore Gesù dice ancora, nel versetto 28, così anche voi di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. E tanti di noi forse fuori sembrano giusti, sembrano belli, sembrano giusti, però dentro, nel tuo cuore, com'è il tuo mondo? Com'è il tuo mondo, giovane? Quali sono le tue aspirazioni? Il Signore guarda dentro e Lui dice, c'è qualcuno che è pieno di iniquità dentro, pieno di rabbia, pieno di avversione, pieno di ribellione, pieno di opposizione, pieno di egoismo, pieno di orgoglio. E ancora nel versetto 24, Gesù, parlando degli ultimi tempi, lui dice nel versetto 12 che agli ultimi tempi l'iniquità aumenterà e l'amore dei più si raffredderà. Giovani, noi viviamo un tempo difficile in cui l'iniquità aumenta, 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 aumenta. E io so che ci sono alcuni di voi che si ispirano molto nella musica del mondo. E la musica del mondo dice al giovane: giovane, non ti preoccupare, pecca, c'è nessuno che ti vede, fai quello che vuoi fare, vai dove ti porta il cuore, che male c'è, ma che c'è di male? E il giovane guarda queste cose, le guarda. E io non so quanti di voi guardano MTV, sti clip, stai lì davanti alla televisione, diventi mezzo scemo e vedi ste musiche, questi clip, e che cosa dicono, che cosa comunicano, cosa trasmettono? Ti dicono qualcosa di un Dio santo? Ti dicono qualcosa di un Dio giusto? Ti insegnano a dire la verità al tuo prossimo, ad abbandonare l'iniquità? Risvegliano la tua coscienza? O cosa ti trasmettono? Non ti preoccupare. L'iniquità aumenterà e diventerà sempre più normale. Diventerà lo stile di vita. Questo diventerà un modo di vivere. E oggi ci sono tanti giovani che da una parte credono nella Bibbia e in Dio e dall'altra parte non credono proprio a niente. Credono solo in se stessi, nei loro sentimenti. Stare bene. Ecco. Stare bene, purché tu stia bene, segui il tuo cuore, fai quello che vuoi, non ti preoccupare. Ma la Bibbia parla di peccato, di iniquità, la Bibbia parla che queste cose agli ultimi tempi aumenteranno. E noi tutti siamo bombardati dalla mattina alla sera con questi messaggi,
con queste falsità. E il giovane si lascia abbagliare, si lascia abbagliare. L'iniquità aumenterà e l'amore si raffredda. Purtroppo si raffredda anche nella nostra vita e nelle nostre famiglie. Però ci sono alcuni versetti e alcuni testi che voglio ancora leggere. In Seconda Corinzi capitolo 6, Seconda Corinzi capitolo 6, qui c'è scritto che Dio è un Dio santo. E c'è scritto nel versetto 14: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Perché? I giovani questo lo sanno, hanno sentito questo insegnamento, però il giovane non riesce a capire, ma perché? È un bravo ragazzo, è una dolce ragazza, si comporta meglio di tanti credenti, è vero? Tanti credenti a confronto di lui sono proprio... Ecco, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo, perché? Perché Dio è santo, guardate, lo dice, infatti che rapporto c'è la giustizia e l'iniquità? Ditemelo voi. Che rapporto c'è? La giustizia con l'iniquità. E chi non è del Signore vive nell'iniquità, per forza. Altrimenti lui sarebbe diventato un credente. Ma perché non diventa un credente? Perché l'iniquità regna nel suo cuore. E io non comprendo perché i giovani vogliono non capire queste realtà. Per concludere questo studio, queste riflessioni sul peccato, che poi abbiamo parlato solo di un termine, ce ne sarebbero ancora altri da trattare, ma lasciamo per ora così le cose. Che cosa dobbiamo fare con il nostro peccato? Ormai la nostra coscienza è risvegliata. Sappiamo che nella nostra vita ci sono queste cose. Cosa dobbiamo fare? Anche qui la parola di Dio è molto, molto chiara. E vorrei che tutti quanti voi ora faceste ben attenzione. In Tito capitolo 2, lettera di Paolo a Tito capitolo 2, è scritto nel versetto 14, cosa vuole fare il Signore? Qui è scritto che Tito 2,14 è scritto che egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere. Il Signore ha dato se stesso per noi per fare che cosa? Egli si è dato per noi per farci diventare evangelici, per farci andare in un campo biblico. Si è dato per noi per farci andare in una chiesa locale e poi vivere lo stesso la nostra vita. No, egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità. Sapete cos'è il riscatto? Il riscatto è una liberazione. Abbiamo visto Silvia Melis. Riscatto vuol dire liberazione. Noi eravamo tutti lì, parlando adesso con la metafora del sequestro, eravamo sequestrati dal diavolo, alcuni ancora lo sono, ci ha tenuti nelle sue mani, legati, non potevamo più muoverci, e poi è stato pagato un riscatto. Quel riscatto è il sangue di Gesù. E così il Signore ci ha liberati da ogni iniquità, per poi purificarsi un popolo che gli appartenga. Egli vuole riscattarci dal peccato affinché noi possiamo vivere con Lui dopo, affinché possiamo essere il suo popolo, affinché possiamo diventare zelanti nelle buone opere, possiamo cambiare la vita.
Possiamo cambiare padrone, possiamo cambiare tutto nella nostra vita. Il tuo carattere può essere cambiato, le tue abitudini possono essere cambiate. Caro giovane, tutto può essere cambiato nella tua vita, purché ci sia una vera liberazione dal peccato. E guarda, il Signore ha già pagato il prezzo. Ora dipende da te. Perché una cosa devi fare anche tu. Prima Giovanni 1,9. Prima Giovanni 1,9. Versetto che tutti i giovani dovrebbero sapere, conoscere a memoria. Cosa devi fare tu? Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Da ogni iniquità. Il Signore, Lui perdona tutti i peccati. Noi abbiamo un Dio che è largo nel perdonare. Egli vuole perdonarti. Le sue braccia sono aperte, proprio per te, oggi. Il Signore sa chi sei, sa anche quello che hai fatto. Davanti a Lui non puoi nasconderti. Il Signore ti aspetta, devi andare da Lui. Corri nelle sue braccia, vai dal Signore. Impara a piangere al suo cospetto, impara ad umiliarti, impara ad implorare il suo perdono, impara a confidarti in Lui. E sapete, i peccati hanno un nome. Confessa il tuo peccato col nome al Signore. Questa è la tua parte. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto e ci purifica e ci perdona. Il Signore ci invita alla sua festa, però Egli accetta soltanto gente festeggiante che viene con un abito bianco, un abito puro. Un abito lavato nel sangue dell'agnello Cristo Gesù. Il Signore sta suonando le trombe ed Egli vuole che noi tutti entriamo nella sua gioia. Ma Lui vuole che entriamo nella sua gioia essendo purificati e perdonati dal sangue di Gesù. Purificato da tutte le macchie, da tutte le contaminazioni. Sapete, il Signore perdona tutti i peccati. Ci sono peccati che Dio non perdona, solo uno è imperdonabile, quando non si va, quando si continua a resistere, quando si continua ad opporre resistenza, quando non ci vogliamo arrendere a Lui. Vuoi tu essere del Signore? Vuoi essere di Cristo veramente? Secondo Timoteo capitolo 2. Secondo Timoteo capitolo 2 versetto 19. Tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritraga dall'iniquità chiunque pronunzia il nome del Signore. Sei tu del Signore? Si ritraga dall'iniquità chiunque pronunzia il nome del Signore. Non si può continuare a vivere nell'iniquità. Si deve confessare e poi abbandonare, ritrarsi, allontanarsi. Questa è la via, giovane, e c'è una via che è sempre aperta per fare questo. È la via nelle braccia del Signore Gesù. Lui è la propiziazione per i nostri peccati. Gesù è morto proprio per questo. Gesù è morto sulla croce perché Egli sa che tu hai bisogno di Lui. Tu hai bisogno di Gesù. Proprio tu hai bisogno di Gesù. E per concludere voglio leggere un ultimo versetto dal Salmo 100, 100,
19, come stamattina, Salmo 119, il versetto 133. Questo è l'ultimo dei versetti che leggiamo stasera. Desiderio di quelli che amano il Signore. Il desiderio di quelli che amano il Signore sono questi. Guida i miei passi nella tua parola e non lasciare che alcuna iniquità mi domini. Signore, non permettere che queste cose mi dominino. Perché guardate, giovani, tutti dobbiamo combattere. Io per primo. Tutti dobbiamo combattere una lotta spirituale contro il male, contro le tentazioni. L'iniquità è nel nostro cuore. Il nostro cuore è insanabilmente maligno. Chi lo può conoscere? Però qui dice il salmista: Signore, io ho bisogno della tua parola, ho bisogno di essere guidato da essa. E poi il Signore, lui non permetterà che alcuna iniquità ti domini. Ti domini. Non vogliamo essere dominati dall'iniquità del nostro peccato. Giovani, vuoi essere tu una benedizione per la tua chiesa locale? Vuoi vivere la tua vita? Il migliore giovane nella chiesa è un giovane risvegliato. È un giovane che ha la coscienza sensibile. È un giovane che soffre a motivo di quello che sente dentro. Un giovane che sa che è debole, che molte volte cade. Un giovane che magari 10 volte al giorno va in preghiera al Signore Gesù e chiede perdono e si pente. Un giovane che chiede perdono ai genitori quando dice una bugia. Un giovane che si sente male quando la tentazione lo fa cadere in peccati di mente, di occhio, di opere, di tutte le forme. Un giovane che lotta, un giovane che vuole, che desidera non essere dominato da alcuna iniquità. Questo è un giovane che porterà gioia nella Chiesa del Signore. Cari giovani, siamo appena partiti. Ma io credo che questa è la prima e la fondamentale lezione per ciascuno di noi. Dio, lui vuole vederci felici. Il diavolo ci vuole vedere tristi. Diamo retta al Signore. Dobbiamo umiliarci davanti a Dio. E io spero che nel segreto, nei momenti di tempo libero in questo campo, ognuno di noi possa trovare un posto, magari appartato, da solo, dove lui parla con il Signore. E si avvicina a un Dio santo e gli dice tutto quello che ha dentro. E il Signore ti riscatterà. Ti libererà. Il Signore ti spezzerà tutte le catene. Il Signore ti farà felice. Vogliamo pregare il Signore. Signore, tu sei un Dio santo. E noi non possiamo venire alla tua presenza senza tremare in qualche modo, ma dall'altra parte noi veniamo anche con molta fiducia, con molta franchezza, con gioia, perché Signore, tu sei un Dio santo, ma tu sei anche un Dio d'amore. Signore, tu ci inviti a ravvederci sul nostro peccato e a buttarci nelle tue braccia d'amore.
Signore, vogliamo dirti tutti insieme questa sera, abbiamo bisogno di essere purificato da tante sozzure. Abbiamo bisogno di essere lavati da tante macchie, da tante contaminazioni. Abbiamo bisogno, Signore, di essere risvegliati nella nostra coscienza. Abbiamo bisogno anche di liberazione. Abbiamo bisogno, Signore, perché qui non vogliamo fare l'ipocrita, né davanti a te e né davanti agli uomini. Signore, noi siamo esseri troppo inclini al male, troppo. Signore, noi veniamo alla tua presenza e ti diciamo che a volte nella nostra vita, è vero, è come nella vita dei farisei, piena di iniquità. Signore, piena. E ognuno conosce la sua, la propria iniquità. Signore, io conosco la mia. E questi giovani conoscono la loro. Signore, ti preghiamo di darci un cuore gioioso, un cuore franco, un cuore che confida in te, il quale odia il peccato, ma tu ami il peccatore, tu ami noi. E noi siamo qui per questo, perché abbiamo fiducia in questo. Signore, risveglia la nostra vita, risveglia, dà vigore, Signore, queste ossa secche. Signore, accendi un fuoco nella nostra vita, fa che succeda veramente qualcosa in questa settimana. Signore, noi abbiamo bisogno di un tuo intervento, che marchi tutta la nostra vita. Signore, opera tu potentemente, nel nome di Gesù. Amen. Amen.